Voilà, ciao a tutti ragazzi, rieccoci qua. Purtroppo ci eravamo lasciati in maniera, diciamo, brutta perché su 5 partite abbiamo fatto la bellezza di 6 punti e basta, una miseria in poche parole. E niente, guardiamo un po' di provare almeno a sistemare le cose, almeno raggiungere la salvezza, anche perché sennò qui ovviamente si fa molto molto dura e complicata la cosa. E niente, beh, ecco lui, il nostro primo avversario. Andiamo un po', valutazione 84, chiaramente. Squadra straforte. Davi, premie. Ormai è diventata un'abitudine contro giocatori, cioè gente con giocatori straforti. E niente, speriamo bene. Vai Tevez subito! Eccolo! Carlitos! Tevez subito di bene bene bene, andiamo andiamo andiamo. Porca troia di Starry, giù da uno. Quadrado! Eccolo! Quadrado di... Boh ragazzi, il giro di 16 minuti si è già fatto, cioè, 3 gol in generale, in totale, vai, mettiamo così. Vai Carlitos, vai. Cazzo barbo di mettercelo il piedino. Grande Diego Lopez lì. Dove start? Ma guarda che casino di... Eccolo! Arturo Vidal! Ma pensavo che andasse in pitch in aria, invece, infatti ero zitto fino a che non ho visto la palla dentro, invece no, mi sono messo stato un po' di deviazione, vabbè, 3-1, va bene così, no? Vai Barbo! No! Ha detto cagnaccio di... Boh, il gol t'ha fatto dentro, cazzo ha girato il pallone. 3-2, Agüero. Oh, palo! Fandomode! Porca troia, Balotelli, 3-3! Che cazzo, Messi dorme in difesa, di... Boia, un van nulla, Pigi! Davi, come si è fatto superare! Metta la miseria, di... Vai Tevez! Ma porca troia di... Ma porca troia, ma dai! Ma te ne rendi conto, da 3-1 a perdere 4-3, oh, ma andate tutti a fandomo di... Ma guarda il gioco di merda di... Che cazzo di... No, ma dai, ma come si fa? Via, pensa a questa. Budello di Sumaccanede. Che palle, ragazzi. Io ve lo giuro, mi sta passando la voglia. Dentro una pallone, nessuno ne va di merda. Ma solo a me mi deve andare così di cazzo, Maledetta la miseria, che palle, partiti bene. Addirittura c'è, cioè, quel cane di merda di Barbo. Ha sbagliato un gol davanti porta subito a inizio ripresa. Se no era 3-1. Poi si va a perdere così, oh. Gol del cazzo, diventi va, poi si, come ho detto prima, si va a prendere pali, diventi va, ne entra una, tiri strafacile, vanno in pitch in aria. Che palle, mi passa la voglia, mi passa. Ora che si sono messo qui? Davvero, 4 partite rimaste, 6 punti. Mamma mia signore, schifo lì. Via, prossimo avversario. Un'altra volta col coso del Napoli, con lo loghetto del Napoli, ti vedi quello è porta merda. Valutazione 83, voglio vedere la squadra. Cioè ragazzi, dai, no. Non ce ne, non ne troverete mai più di scarzoni. Vai Tevez, vai! Oh, 1-0 e stiamo calmi. Cos'è, il 26esimo, calmi. Carlitos Tevez, 1-0. Guardiamo di già a modino, a vedere. Non ci vuole rete! Ho detto, devi darla più forte il suo, perché... Boia di...
Eccolo, vedi, 1-1, l'ho detto prima, sono passati solo 6 minuti del gioco, eh. Vai la casetta! No! Dammela rigore! Oh, la casetta! Finalmente, dì! Oh, che sollievo! Poteva andare a perdere 3-2. Vabbè, uguale, però sto contento perché si è fatto due. 2 ore le prendeva a pallonata. Eccolo lì! Sì, cazzo! Allora, cos'è successo? Addio, mentre esultavo, sta a vedere. No, dai, non ti stavo esultando, no, però, cioè, meno che non c'è scritto vittoria. Oh, via! Via, un po' di ossigeno, chiamiamolo così. Dai, vabbè, la salvezza a 3 punti. Ora, mi sa che pretende da andare di 2 è un po' troppo. Vabbè, andiamo a fare la prossima partita, dai. Terza partita. Che Dio ce la mandi buona. Vediamo un po' la squadra. Rotazione 80, già meglio. Ma si vedrà. Perché se non sbaglio, quello laggiù in attacco è buggato. Bene, in vola, Pogba è quello che è. No, via. E dipende tutto da come gioca lui. Speriamo male. Vai, Bordalo, 1-0. Meno male è fuori gioco, vai, meno male. Vai, Varmi! No! Cabellà! Bella roba, vai la casetta, tira! Eccolo lì, Alexander! La casetta! 1-0, andiamo. Bravo Di Chino, tira! Di Chino! Eccoli! Diego Costa, 2-0 di bello, di prepotenza di. Lo fanco. L'accato lì. Barzagli da solo, lì. Forse lo facevo anch'io. Sì, vabbè, comunque muoviti, vai, esulta, fai sì. Insomma, 2-1. Come si dice? Chicago, come si pronuncia lui? Vabbè. Porca di bella troia, porca troia di maledetta la miseria di la porcaccia di bella maiala di merda, ma guarda lì che gol t'ha fatto di. Ma è possibile, devo prendere il gol così. Complimenti, per l'amor di Dio, ma di che palle, guarda lì, tirato da casa sua, 2-2. Vai Shurle, vai! No! Ancora la casetta, lo cozzo! Maledetta la miseria di. Cavea! Benedi! Fatti una zotta, Buffon, Benedi! Boia! Comunque sia un tempo veramente troppo equilibrato e forse forse un po' troppo noioso. Che meno male, ci voleva questa zotta qui. E speriamo di tenere vantaggio sino all'ultimo. Speriamo. E vediamo la zotta. Luck, bene, bene. Cabella. Ecco. 3-3, via via lì. Maledetta la miseria, non mi riesce mai a tenere vantaggio, mai, eh. Vai Surle! No! Oh, dai. No! Non ci voglio rete, non ci voglio rete! Non so cosa dire, ve lo giuro. Va 4-4, ma sinceramente mi serve a poco perché per poter sperare, ormai no, però
magari non lo so, una possibile possibilità di andare in Italia 2 sarebbe una vittoria, ma così appunto non è stato, perché cioè non sarà, perché infatti è finita 4-4, pareggio. Bene, una sconfitta magari per la salvezza, però con questa partita qui si chiudono ufficialmente anche quelle piccole possibilità di andare in divisione 2, per quanto riguarda questo video qui, intendo. Quindi niente, speriamo una salvezza. Vediamo se tutto è andato come deve andare. Sì, allora sì. Insomma, speriamo di arrivare a 13, ecco, ci siamo sali perlomeno. Comunque niente, via, andiamo a fare la prossima partita. Quarta partita. Probabilmente potrebbe essere anche l'ultima di questo video qua. Tutto dipende dal risultato che verrà fuori, ecco, con la squadrone, vabbè. Mai tanto. È una prassi. Niente, speriamo di vincere, perché così facendo, appunto, magari, boh, siamo salvi, la sicurezza e la salvezza c'è, meglio, meglio rischiare più di tanto, insomma. Vai, Bordalo, 1-0. Che hazard. Vai, si comincia bene, dopo nemmeno 2 minuti. Vai, va Alexander. Dio, buono, Dio. Vai Dighino! No! Ancora! Marimma buona! Vai Candreva! Dio buono! Dio. Alexander! No! Dai! Vai Dighino! No! Entra una, ragazzi! Vai, Bordalo, avrà fatto 3 tiri, di cui 2 strettini ha fatto 2, bene. Di Maria, 2-0. Non c'è mai già capito qual è l'andazzo. Ancora, Bordalo. Un altro, Bordalo. 3-0. Tutto muscio in casa, già capite che devo perdere, quindi 4 Aguero. Via, finisce così. Devo giocare anche l'ultima partita. Sai bello. Vado a pareggiare, perde Ganza, fan di 4 addirittura. Insomma, questa partita è stata così, non do commenti perché è tanto inutile incazzarsi di là. Ormai decide il gioco, deve vincere, non decide. Non do la bravura, perché sicuramente ho fatto 4 gol scalzo nera, però forse io almeno 2 gol me ne meritavo, almeno. Vabbè, andiamo a fare l'ultima, via, e speriamo bene, se no è un bel casino. Eccoci qui, ultima partita del video. Boh, speriamo non sia altrettanto per quanto riguarda la D3, speriamo non sia ultima partita in D3, almeno. Vai, Balbo. Vai. I Balbo, 1-0 dopo 5 minuti. Calmi però, calmi. È sempre lungo, bisogna staccarmi. Eccolo lì, Dries Mertens, al 15esimo, 2-0. Bene, bene. Vai Vidal, 3-0. Arturo Vidal, al 20esimo. A Tevez. Tevez, con deviazione, fortunosa, però 4-0 al 30esimo. Gli darei il gol a Tevez. Attenzione, forse si ritira. Sì, si è ritirato, quindi automaticamente è vinto. Esatto. Se ci sono e sono salvo. Scusate se non faccio i salti di gioia, cioè sì, diciamo da una parte sono contento perché perlomeno mi sono salvato, però dall'altro diciamo che io ero partito con un obiettivo ben diverso inizialmente. Poi però purtroppo l'obiettivo è diventato la salvezza.
Comunque, niente, meno male, sono salvo, quindi poi ripartirò dalla D3. Però prima di lasciarvi, volevo aprire un pacchettonzi. Eccoci qua. Mi fido come sempre di Gonzalino Guain. Andiamo a vedere cosa si trova. Bello, bello davvero. Dai, che roba, ragazzi. Vabbè, però mi ci diverte aprirli. Quei 3 secondi di suspense. Comunque, per finire il video, cioè per finire il video finisce qui, si conclude qua. Come sempre, vi ricordo di mettere, se volete, mi piace, di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Via, detto questo, erano tutti i giocatorini del cazzo che ho trovato, perché sono giocatori del cazzo. E niente, ci vediamo al prossimo video, nel quale appunto giocheremo ancora in D3. Speriamo davvero di farcela da D2, perché se no poi davvero la cosa diventa snervante. Via, detto questo, vi saluto. Ciao!